Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Ragazzi, si parla del nostro mitico camomillolo Carlos Sainz. Allora, ragazzi, io penso che alcuni più svegli, non tanti, avranno notato una certa insofferenza di Sainz. Quello che non riesce a leggere tra le righe è Sainz è orgoglioso e soddisfatto. Io ho fatto vari video ultimamente, pure gli shorts sul canale Shorts, a cui invito a iscrivervi. Dicevo, Sainz è entusiasta, ha parlato con Vasseur, ho visto già la macchina. Però la persona veramente furba, intelligente, che capisce un minimo di psicologia umana, dice... A me non mi ridà questa situazione. Perché? Fateci caso. Leclerc silenzio. Non ha detto una parola. Ha rilasciato l'ultima intervista alla premiazione della stagione perché è d'obbligo. E poi Leclerc zitto. Come mai? Porca miseria. È possibile che Sainz ha rilasciato 15 interviste dove? Ho imparato tanto. Vabbè, ma ne parliamo. E Leclerc silenzio. Beh, ragazzi, se voi ci fate caso, quando uno è un bambino piccolo, cosa fa di solito? Mettiamo caso due ragazzetti 14-15 anni, gli piace una ragazza, vanno là, non pensano a fare colpo sulla ragazza. Nel 90% dei casi pensano, lui è scemo, lui è così, lui è un coglione, mettiti con me perché io sono più furbo, sono più bravo, qua l'abiti, è così. Pensateci, ragazzi. Quando uno è ancora troppo giovane, non pensa a mettere in mostra se stesso perché ancora ha cognizione del suo essere. Io, per esempio, ho quasi 40 anni. So che sono, faccio l'esempio femminile, so che sono un bel ragazzo, so che ho una bella fisicata, so che ho dei begli occhi, so che ho una parlantina. Quindi, se dovessi essere con un mio amico davanti a una ragazza, non mi metterei a screditare il mio amico, perché a parte che fai una figura di merda, ma penserei a mettere in mostra le mie qualità. Sainz sta facendo la stessa cosa, in maniera però chiaramente pubblica. Perché? Io credo che Sainz è stato il primo a subire l'arrivo di Vasseur. Sainz ha capito che con l'arrivo di Vasseur Ferrari non ha scelto lui, ma ha scelto Leclerc. Da subito Sainz disse, no, io stimo Binotto, quando si vociferava che Binotto sarebbe stato rimosso e poi Ferrari smentì. Sainz subito si impegnò a dire no, perché Binotto è quello che ha creduto in me qua all'Abitibo, dai, spero che rimanga. Grazie, Binotto ti ha fatto vincere la prima gara della tua carriera e non l'avresti vinta altrimenti. Ti ha fatto fare una parte centrale di stagione da Dio, quando Leclerc era più veloce di te, è stato umiliato, è normale che tu non volevi che se andasse Binotto. Però Ferrari Binotto lo caccia lo stesso. Sainz là è entrato, secondo me, in un dramma mentale, perché ha capito che Vasseur, uomo pro Leclerc, uomo che già ha avuto Leclerc, uomo che molto vicino a Leclerc, avrebbe avuto una preferenza per Leclerc. È ovvia, ragazzi, la cosa, cioè rendetevi conto, senza capito che purtroppo, ma già la pista lo aveva reso noto, ma ha capito che in Ferrari lui sarà la seconda guida. Quello che era Eddie Irvine, è stato l'unico Irvine ad avere le palle per dire io sono il secondo pilota, l'ho firmato per contratto, quello che mi dice la Ferrari faccio. Barrichel, Bottas, tutta sta gente. Nessuno voleva ammettere di essere il secondo pilota, Irvine lo disse. Sainz non lo vuole dire, io ho visto, intervista di Sainz, leggiamo tra le righe, sotto testi. Prima intervista, no, ma io quest'anno ho imparato tanto dalla Formula 1, ho imparato tanto da Leclerc, ho capito i miei limiti, se parto bene la prossima stagione posso essere competitivo per il mondiale, è la prima volta che stavo così vicino ai top, ora ho capito molto di più rispetto a prima. Cioè, ragazzi, è un'auto esaltarsi di continuo dopo che tu hai fatto una stagione negativa, deludente, l'abbiamo detto pure nella pagella, perché... Venivi da un mondiale che avevi battuto Leclerc, avevi fatto una parte finale di mondiale straordinaria. E poi tu praticamente che fai? Fai un'intervista dove lodi solo te stesso. Ho fatto, ho imparato, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Dimostrando una insicurezza di base, perché vi ripeto, quello che devo ostentare è come tanti ricchi. Io vedo tanti ricchi, ragazzi, ma li seguo pure su Instagram, io mi seguo Briatore, sempre lo stesso cappello, sempre la stessa giacca. Cioè non ostenta nulla, non se ne frega. Cioè Briatore è capace che lo vedi in giro, sempre gli stessi vestiti, basta vedere Bill Gates. Tutta sta gente non fanno lo sfarzo. Lo sfarzo sai chi lo fa? Quello che c'ha tre soldi e si deve far vedere. Ma chi non? Sempre vestito all'utop. E dopo non c'è soldi manco per mangiare. Capito la differenza? Sainz mi sembra che si stia mettendo in luce a parole per potersi autoconvincere e soprattutto convincere chi dirigerà Ferrari che lui è all'altezza, ma non puoi farlo perché poi parlerà la pista.
Io penso che Vasseur già partirà comunque con una preferenza sulle Leclerc netta. Sarà la pista a fare il resto, perché io penso che quest'anno Ferrari, 3-4 gare, si capisce l'andazzo come l'anno scorso, già la quarta gara Ferrari dirà basta, Sainz, tu sei il secondo pilota. Quindi Sainz ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto eloquenti per potersi mettere in mostra, elevare, quando Leclerc è stato zitto, sapendo che non ce n'è bisogno. Leclerc, se è il fatto suo, sa che la Ferrari comunque punta su di lui, altrimenti è stato proprio Leclerc ad allontanare Binotto e probabilmente a scegliere Vasseur, quando Elkann ha cercato altri profili per fare il team principal in Ferrari. Poi sono uscito, ho parlato con Vasseur, ho visto la macchina nuova. Sì, ma fammi capire, ma chi pilota di Formula 1 sta per nascere la nuova vettura? Penso che al 95% la macchina già sarà pronta. Cioè, chi non ha visto la macchina nuova? Cioè, che cazzo sei? Che vuoi, della MotoGP? È normale che l'hai vista la macchina, ho parlato con Vasseur. È normale che Vasseur, al momento che si è insediato, ha parlato che Sainz e che Leclerc. Cioè, come per dire, io l'ho fatto, ma pure Leclerc l'ha fatto. Però, vedete come sta lontano da tutte le luci della ribalta, perché non ne ha bisogno. Leclerc già lo sa quello che dovrà fare, lottare per il Mondiale per Ferrari, se Ferrari glielo concederà. E non ha bisogno di farsi pubblicità. Adesso, io che sono furbo e so pur stronzo, cosa è accaduto? Molti non l'hanno notato. Innanzitutto, quando Audi ha annunciato il suo ingresso in Formula 1 dal 2026, si è iniziato a vociferare di Sainz in orbita Audi. Io non l'avevo riflettuto, ma chiaramente in Audi già c'è Carlos Sainz, il padre, che guida l'Audi elettrica nella Dakar. Si è iniziato a vociferare questa cosa. Enorme gradimento di Audi per Sainz, che ne farebbe il primo pilota, ma anche perché chi ci va in Audi, ragazzi, i primi anni che l'Audi non sarà sicuramente competitiva. Ci può andare solo un pilota che non trova sbocchi da primo pilota in altri team e prendere una barcazza di soldi. Quello può succedere, perché un pilota vincente non ci va in Audi, parliamo chiaramente. Quindi Audi annuncia che è interessata a Sainz. Fateci caso. Sainz quest'anno è presente alla Parigi-Dakar nello stand Audi, sempre a fianco al padre, sempre pappa e ciccio col padre, sempre quindi in mezzo a meccanici, tenute Audi. E non vi sembra strana la cosa? Beh, secondo me sì. Secondo me Carlos Sainz Jr. sta semplicemente cercando di aumentare la pressione anche su Ferrari, come per dire, vedete? Anche io ho l'alternativa, se voi vi comportate male. Lui c'ha il contatto fino al 2024, sappiamo, c'ha 2023-24, 2 anni di contratto, rinnovato molto in anticipo, e là mi incazzai perché al momento che Ferrari ha rinnovato Sainz prima del tempo, Sainz ha iniziato a fare gli sfracelli. Perlomeno le prime gare era lento, le prime 2 gare, però comunque arrivava a podio. Rinnovo di contratto Ferrari Sainz, 2 ritiri consecutivi. E va bene. Non c'era nessuna fretta di rinnovare il contatto a Sainz. Era meglio mettergli pressione durante la stagione e farlo rendere di più. Sainz, secondo me, ha voluto mandare un messaggio subliminale a Ferrari e dirgli: anch'io ho la possibilità di scegliere. Non è che devo rimanere per forza qua a fare il secondo pilota di Leclerc. È stata una mossa subdola ma intelligente di Sainz per far capire che c'è dell'altro. C'è già il padre che gli aprirebbe tutte le porte, sempre gli sponsor munifici dietro le spalle. Quindi Sainz ha fatto un po', capito? Un po' il controverso, faccio sempre l'esempio femminile. Raga, io mi piace una ragazza, lei non ci sta. Mi inizio a far vedere con altre ragazze, sui social, metto le foto, magari pure per finta. Dico a una ragazza, dai, dammi la mano, facciamoci una foto mano nella mano, facciamoci vedere a un tavolino a prendere un aperitivo. E vedo se si ingelosisce l'altra ragazza. E questo sta facendo Sainz. Si sta cercando di mettere in mossa, sta cercando di far vedere che lui c'ha altre possibilità oltre Ferrari, per far sì che Ferrari non parta prevenuta quest'anno contro di lui. Ma Ferrari non è che parte prevenuta, ragazzi. È Sainz che nel 2022 ha usufruito di un'immunità in Ferrari. Perché nel 2022 Sainz, gare decenti, 3 ne ha fatte. Canada, Stati Uniti dove è stato sbattuto fuori, Messico e mettiamoci il Brasile, 4. Tra cui anche in Brasile Leclerc con le gomme più consumate lo tallonava. 4 gare su 22, dove tu sei stato sempre poi palesemente dietro il tuo compagno di squadra, ditemi voi. Io penso che Sainz purtroppo a livello di talento non arriva a un livello tale da poter lottare per i mondiali. E è ormai chiaro a lui, perché ormai sta quasi a 30 anni, quindi non è che può fare chissà che.
È chiaro la Ferrari, è chiaro a tutti. D'altronde, piloti vincenti hanno avuto albori vincenti. Sainz non ha vinto nulla. E l'unica gara che ha vinto gli è stata pure regalata. Perciò io credo che Sainz ha chiaro in mente che Ferrari sta puntando su altri. Lui nella sua testa non si vuole convincere di essere un secondo pilota, di essere più scarso dei Verstappen, dei Leclerc, degli Hamilton. Purtroppo è la realtà. La sua storia parla per lui. E quindi sta facendo questi sotterfugi per cercare di fare, ma è inutile fare, dire. La pista parla, parlerà la pista. Io penso 3-4 gare, 5 gare, Ferrari dovrà prendere questa benedetta decisione sul primo e il secondo pilota, perché sennò ti ritrovi a perdere di nuovo punti. La strategia di Sainz è una strategia intelligente per cercare indirettamente di mettere pressione anche lui a Ferrari. Ma Ferrari non si fa problemi, perché ragazzi, morto un Sainz ne fa un altro. Questo è quello che penso io. Fatemi sapere chi di voi ha capito questo gioco che Sainz ha fatto. Mo sicuramente tutti quanti l'avrete capito, ma nessuno l'ha scritto prima. E ci vediamo nei prossimi video. Il vostro Super Corris.